incidente stradale tra due autovetture vicino al viadotto Nino Avola a Modica. Feriti un bambino di 9 anni e la madre di 31, quest'ultima in gravidanza. Da marzo ad aprile hanno messo a ferro e fuoco la città di Ispica una coppia specializzata in furti arrestata in queste ore dai carabinieri di Modica. Rifiuti non solo all'esterno dell'ospedale maggiore di Modica, ma anche al suo interno, decine di sacchi di plastica ammassati a terra, una situazione al limite dell'accettabile. Scatta la tolleranza zero a Santa Croce per chi non rispetta le regole sul conferimento dei rifiuti. Il sindaco Barone presenta la fototrappola installata contro gli incivili. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG74, lo avete sentito dai titoli, in apertura c'è la cronaca, c'è anche un grave incidente questa mattina a Modica, vicino Piano Ceci, all'altezza della stazione di servizio Blanco Petroli. Si tratta di un violento tamponamento con due feriti, un bambino di 9 anni e la madre di 31, quest'ultima in gravidanza. Guardate. Grave tamponamento tra due autovetture con altrettanti feriti questa mattina intorno alle 7.30 tra la rotatoria di Piano Ceci che porta a Modica Alta e il viadotto Nino Avola. Proprio all'altezza della stazione di servizio Blanco Petroli, due utilitarie che percorrevano lo stesso senso di marcia in direzione Modica Alta si sono scontrate violentemente. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un'autovettura con a bordo una signora di 31 anni e il figlio di 9 anni stava rallentando per svoltare verso la stazione di servizio. Tale manovra non sarebbe stata notata in tempo dal conducente della Fiat Lancia. L'impatto, a giudicare anche dai danni riportati dai due veicoli, è stato violento ma anche inaspettato. Ad avere la peggio proprio mamma e figlio, entrambi modicani, che sono prontamente stati trasferiti con l'ambulanza all'ospedale maggiore di Modica. I due, fortunatamente, sembrerebbe non hanno riportato ferite gravi, ma molta apprensione per la cartella clinica della signora vittima dell'incidente, perché in stato di gravidanza. Resta da verificare quindi se il violento impatto ha in qualche modo compromesso lo stato della donna. Come accennato sul posto gli agenti della polizia locale, l'ambulanza e il carro attrezzi che ha rimosso entrambe le auto, che come da prassi sono state sequestrate. Illeso invece il giovane alla guida della Fiat Lancia, sentito subito dagli uomini della pattuglia intervenuta sul posto. Il traffico ha subito un lieve rallentamento, ma già alle 8 la situazione è ritornata alla normalità. E ancora cronaca con la conferenza stampa di questa mattina dei carabinieri di Modica, presa la coppia specializzata in furti, diventata terrore negli ultimi mesi di commercianti e cittadini di Ispica. Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Ispica per furto aggravato. Si tratta di due ispicesi, un ventenne e un ventitreenne, entrambi fermati per furto aggravato ai danni di alcuni esercizi commerciali, sedi di patronato e studi professionali. I due, molto pratici nell'attività criminale, avevano messo in atto 7 furti tra i mesi di marzo e aprile a Ispica per un bottino di circa 6.000 euro, rendendo i protagonisti di 2 furti di denaro contante a danno di patronati e di sindacati e all'interno di 3 esercizi commerciali dove avevano prelevato denaro e materiale informatico. I due malviventi si sono resi colpevoli anche di un furto di denaro contante all'interno di uno studio legale di un'agenzia assicurativa ospitata nel medesimo stabile. I carabinieri di Ispica, dopo aver raccolto le dettagliate denunce delle persone
offese, hanno quindi iniziato un'attenta e puntuale raccolta dei vari sistemi di videosorveglianza privata presenti nella cittadina eblea nei pressi dei locali dove si erano verificati i delitti, ricostruendo un buon quadro indiziario a carico di due soggetti, le cui risultanze sono state rassegnate alla Procura della Repubblica, che ha assunto il coordinamento delle investigazioni. La svolta nella raccolta del quadro indiziario è giunta dalla confessione di uno degli indagati, che di fatto ha confermato tutte le indicazioni provenienti dall'indagine, ponendo così importante sigillo ai gravi indizi di colpevolezza raccolti. Il pubblico ministero Sodani ha richiesto emissione di idonea misura cautelare, che è stata completamente accolta dal giudice del tribunale e che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il ventenne e la custodia ai domiciliari per il 23enne. Si tratta di 7 furti scoperti in un periodo davvero breve. Nei mesi di marzo e aprile questi due soggetti, di cui uno colpito da precedenti, avevano messo davvero a ferro e fuoco la cittadina di Ispica, creando un elevato allarme sociale. I carabinieri della stazione, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, si erano attivati per ricevere le denunce, avevano creato un rapporto di stima e fiducia con la popolazione, avevano raccolto dei sistemi di videosorveglianza davvero importanti. Successivamente il punto di svolta dell'investigazione è stato rappresentato dalla piena ammissione, secondo sempre le garanzie di legge di natura difensiva, di uno dei due soggetti, che ha raccontato attentamente e puntualmente tutti i furti commessi, che avevano peraltro condotto una refurtiva di circa 6.000 euro. La Polizia di Stato sta invece eseguendo delle perquisizioni nei confronti di 40 professori indagati, tra questi anche lo storico modicano Uccio Barone. L'inchiesta denominata Università Bandita nasce da indagini avviate dalla Digos della Questura di Catania su 27 concorsi che per l'accusa sono stati truccati e in particolare riguardano l'assegnazione di 17 posti per professore ordinario, 4 per professore associato e 6 per ricercatore. Cambiamo adesso argomento. Ieri vi abbiamo parlato dei rifiuti che circondano esternamente l'ospedale Maggiore di Modica, ma altrettanto grave è la situazione al suo interno. Cataste di sacchi della spazzatura fanno bella mostra nel posteggio dell'ospedale. Guardate. Se all'esterno dell'ospedale Maggiore di Modica la situazione igienica non è certamente delle migliori, le cose non cambiano, anzi peggiorano al suo interno. Non è difficile infatti imbattersi in cumuli di rifiuti straripanti dai cassonetti e lasciati giorni e giorni sull'asfalto sotto il sole. Questa la situazione ieri pomeriggio, proprio davanti a tutti, decine di sacchi dell'immondizia che, non trovando più posto dentro i cassonetti, vengono lasciati a terra tra le autovetture posteggiate. Inutile dirvi i salti mortali che sono costretti a compiere alcuni utenti dell'ospedale per entrare o uscire dai propri mezzi. Una situazione paradossale non solo perché si verifica in giornate di forte caldo, dove l'odore nauseabondo spesso si sente a metri di distanza, non solo perché è sotto gli occhi di tutti, ma anche perché si registra in una struttura pubblica come un ospedale, che dovrebbe garantire standard igienici elevati. All'interno dei sacchi dell'immondizia trasparenti non è difficile notare un po' di tutto. Dai bicchieri di plastica sporchi ancora di caffè a vari medicinali, da materiale per l'ufficio a scarti alimentari. Tutto viene da giorni lasciato ad accumularsi sotto il sole. A segnalare la situazione di degrado diversi cittadini, che non hanno potuto non notare e criticare quanto accade nei pressi di alcuni posteggi all'interno dell'ospedale. Sono infatti proprio i cittadini, spesso anche pazienti, ad essere costretti a passare tra l'immondizia per raggiungere l'autovettura. Sarebbe quindi il caso che l'amministrazione comunale intervenisse a tal proposito, non solo per ristabilire la decenza all'interno del Maggiore, ma anche al di fuori della recinzione perimetrale, dove la situazione di degrado non cambia. Tra il verde pubblico, infatti, lattine
bottiglie di vetro e di plastica, nonché uccelli morti e in putrefazione. Uno scenario che mai nessuno si immaginerebbe di trovare all'interno e all'esterno di un ospedale. A Santa Croce il sindaco Giovanni Barone non usa mezzi termini nel dichiarare guerra a chi non rispetta la raccolta differenziata. Attivate diverse fototrappole, ma scopriamo di che cosa si tratta con questo servizio. Da oggi sono in funzione più fototrappole degli altri giorni. La fototrappola è un sistema che non dà la possibilità di scambio a nessuno, perché il tizio butta la spazzatura convinto di non essere visto, invece viene fotografato lui, il suo mezzo, la targa del suo mezzo e tutto. Il sindaco di Santa Croce Camerina Giovanni Barone le chiama fototrappole, ovvero delle telecamere che immortalano sul fatto chiunque getta rifiuti in strada. È così che parte la campagna Tolleranza Zero nei confronti dei trasgressori, coloro che incuranti delle regole sulla raccolta differenziata caricano l'auto di rifiuti per poi gettarli in vere e proprie discariche a cielo aperto, già avviate in passato da altri trasgressori. Sulla scrivania del primo cittadino, già diversi scatti arrivati appunto dalle fototrappole appena installate nei punti più strategici della città. Tutti sono avvisati, ha affermato Barone. Le multe sono salatissime e oltre 200 persone sono già state riprese e individuate. Fino adesso sono 200 circa i verbali fatti e vorremmo che non se ne facessero più. Vorremmo che la gente capisse che l'unico modo di smaltire la spazzatura è quello legale, nei mastelli consegnati o nell'isola ecologica. Il movimento 100 Passi segnala che la zona Pisciotto è sprovvista di mastelli e cassonetti per il conferimento dei rifiuti. Anche in spiaggia mancano gli appositi cestini, con notevole disagio per i villeggianti e con il pericolo concreto che tale situazione possa tradursi in una minaccia per l'ambiente. 100 Passi invita quindi il sindaco di Scicli a intervenire per una risoluzione del problema. Emanata nelle scorse ore l'ordinanza sindacale che disciplinerà l'estate a Marina di Ragusa, un'ordinanza molto sentita soprattutto sulla questione dei decibel e degli orari consentiti per la diffusione della musica. Guardate. Musica fino alle 3 del mattino nei giorni festivi e fino all'1:30 tutti gli altri giorni. E questo in sintesi quanto divulgato nelle scorse ore dall'amministrazione comunale di Ragusa in materia di movida estiva. L'ordinanza sindacale del primo cittadino Peppe Cassì entrerà in vigore il prossimo 5 luglio per terminare a metà settembre. Nel dettaglio l'ordinanza prevede che tutti i titolari di esercizi pubblici dovranno rispettare le seguenti fasce orarie. Dalla domenica al giovedì la musica potrà essere diffusa dalle 10 alle 13 e dalle 18 all'1:30. Il venerdì e il sabato invece dalle 10 alle 13 come al solito, ma dalle 18 alle 3 del mattino. Nell'ordinanza l'amministrazione comunale specifica anche che l'autorizzazione alla diffusione musicale è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impianto acustico secondo le norme di legge. Si tratta di una ordinanza molto sentita non solo dai giovani già pronti a trascorrere in spensieratezza le calde notti estive, ma anche e soprattutto dai titolari degli esercizi pubblici e dai villeggianti che si trasferiscono a Marina per riposare e che proprio negli scorsi giorni hanno innalzato vere e proprie barricate a difesa della tranquillità e del silenzio, richiesta che ovviamente si scontra con le esigenze dei commercianti invece pronti a riaprire le attività estive in cerca di guadagno. Tale ordinanza inoltre disciplina anche la somministrazione di bevande alcoliche e in contenitori di vetro. Il divieto per la somministrazione di bottiglie di vetro e lattine scatta dalle 22 fino alle 7 del mattino.
Nuovo incontro ieri in prefettura Ragusa per parlare della campagna antincendi in vigore per tutta la stagione estiva. Si è fatto il punto sulle misure di sicurezza già attivate e su quanto c'è ancora da fare. Il gran caldo che è arrivato già da qualche giorno è solo un inizio. Aumenti delle temperature infatti si attendono per le prossime ore. Lo ha affermato ieri il prefetto Filippina Cocuzza durante l'ultimo incontro per la campagna antincendi. Presenti, oltre i sindaci Blei, anche tutti gli organi interessati nell'attività antincendio, come i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, l'ANAS e il Corpo Forestale. Il prefetto in apertura ha ribadito l'importanza della prevenzione, chiedendo un puntuale aggiornamento sull'attuale stato delle misure messe in campo a fronte della campagna antincendio. In particolare è stato verificato lo stato dei margini delle strade, dei viali parafuoco, delle fasce di rispetto, delle linee elettriche e in merito all'adozione da parte dei comuni dell'ordinanza per la ripulitura delle aree private incolte, già adottata da quasi tutti i comuni. Richiamata inoltre l'attenzione delle amministrazioni comunali sul necessario, puntuale e immediato aggiornamento del catasto delle aree più soggette a incendi. In relazione alla ricognizione delle forze in campo, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha annunciato la riapertura del distaccamento di Santa Croce Camerina, mentre è di imminente determinazione il cofinanziamento del comune di Ragusa per assicurare anche quest'anno l'apertura del distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco a Marina di Ragusa. Da più parti è stata evidenziata la necessità di segnalazione di vigilanza nelle aree agricole che non hanno effettuato interventi di ripulitura preventiva e che pertanto costituiscono fonte di pericolo per tutte le aree circostanti, spesso anche forestali. In conclusione, il prefetto, nel richiamare tutti i presenti a una fattiva e sinergica collaborazione, ha preannunciato la convocazione di altre riunioni per tornare a fare il punto della situazione e, se il caso, prevedere nuove strategie. E prima di chiudere ancora una notizia, entrano nel vivo a Modica i solenni festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, patrono della città, che quest'anno sono stati abbinati alle celebrazioni in onore di San Paolo Apostolo. Oggi, in occasione della vigilia della solennità, è la chiesa di San Paolo a fare da cornice agli eventi religiosi in programma. Alle 19 la celebrazione eucaristica, alle 20 l'uscita del simulacro di San Paolo e la traslazione in chiesa madre. Tra gli appuntamenti in programma, sempre oggi alle 21.30, sulla scalinata della chiesa di San Pietro, l'esibizione concertistica eseguita dalla Civica Filarmonica diretta dal maestro Francesco Di Pietro. Domani invece saranno gli spari di cannone e il festoso scampanio delle campane alle 8 e alle 12 a garantire l'atmosfera del giorno di festa. Bene, questo è tutto, non ci sono aggiornamenti, quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni. Grazie, arrivederci.